Cosa sta succedendo in Yemen? Stati Uniti e Regno Unito hanno compiuto una nuova serie di raid aerei in Yemen. L'obiettivo sono gli Houthi, ribelli sciiti finanziati dall'Iran. I ribelli stanno dimostrando vicinanza alla popolazione palestinese con il blocco e l'attacco alle navi mercantili e petroliere dirette verso i porti del Mediterraneo. Nella rotta che attraversa lo stretto di Bab el-Mandeb e il canale di Suez passa circa il 12% del commercio mondiale. Per questo in molti definiscono l'attacco degli Stati Uniti e del Regno Unito come una risposta militare in difesa di un commercio che vale 1,2 trilioni di dollari l'anno. È quindi proprio per tutelare gli scambi, oltre che la navigazione nelle acque, che i due paesi sarebbero intervenuti. Perché lo stretto di Bab el-Mandeb in Yemen è così importante? Lo Yemen si trova a sud della penisola arabica e si affaccia sul Mar Rosso, proprio sullo stretto di Bab el-Mandeb. Uno stretto fondamentale perché cruciale per i traffici marittimi. Quasi tutta l'economia mondiale è trasportata via nave, il 90%, e il 30% di questa passa attraverso lo stretto sul quale si affaccia lo Yemen. Chi sono gli Houthi? Il movimento Houthi è emerso tra gli anni 80 e 90 a nord del paese. In questa fascia di terra la maggior parte della popolazione appartiene alla corrente dell'Islam sciita. La corrente, esistente solo in Yemen, prende il nome di Zaidismo. Proprio gli Zaiditi hanno dominato il territorio dello Yemen per secoli, fin quando il loro governo fu rovesciato e venne istituita una repubblica araba guidata dai sunniti. Minacciati dall'espansione del sunnismo wahabita, forma estremista dell'Islam promossa dall'Arabia Saudita, a partire dagli anni Ottanta cominciarono a formare gruppi di contrasto. Dopo una serie di ribellioni il presidente Ali Abdullah fu costretto a dimettersi e si creò un vuoto di potere, che fu occupato proprio dagli Houthi. Lo Yemen venne quindi sconvolto da una guerra civile. I combattimenti proseguirono dal 2015 al 2018, ma oggi la situazione è in uno stallo, con le parti che hanno accettato un cessate il fuoco. L'inizio della guerra nella striscia di Gaza rappresenta un'opportunità per gli Houthi, perché in questo modo hanno la possibilità di rafforzare ulteriormente il loro dominio sullo Yemen e fare in modo che questo venga riconosciuto anche fuori dal paese. Inoltre gli attacchi alle navi straniere nel Mar Rosso sono un'azione che li legittima all'interno del mondo islamico, innalzandoli anche a difensori della causa palestinese. Perché gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno attaccato lo Yemen? Gli Houthi, per supportare il popolo palestinese, hanno deciso di colpire le navi commerciali che passano per il canale di Bab el-Mandeb. L'intento è quello di colpire Israele, il responsabile del genocidio in corso in Palestina, ma indirettamente è stato colpito tutto il traffico commerciale che passa nella zona. Gli Houthi con i loro attacchi hanno ridotto del 70% il passaggio delle navi nello stretto. Molte compagnie, per non vedere danneggiate le loro navi, hanno smesso di utilizzare quella rotta, deviando le tratte commerciali e passando invece per il sud dell'Africa. La decisione ha comportato un aumento dei tempi di percorrenze, oltre che un aumento dei costi della merce. Dopo diversi avvertimenti sulle possibili ritorsioni Stati Uniti e Regno Unito, ma anche Canada, Paesi Bassi e altri, hanno colpito con circa 100 missili le basi dei ribelli per disarmarli. C'è un rischio escalation? L'attacco rappresenta un ennesimo tassello alla tensione, ma un'escalation è improbabile. Un allargamento potrebbe avvenire se gli USA o Israele decidessero di attaccare l'Iran, finanziatore dei ribelli Houthi e di Hezbollah. Anche l'Iran non sembra avere intenzione di entrare in guerra, viste le numerose occasioni d'attacco. Ma ciò che succederà nel prossimo futuro è incerto.